Salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta su Il Mondo di Cree. Oggi video a cui tengo tanto. È una video recensione, sì, ma è una video recensione molto sentita. Perché voi sapete che ieri è stato il giorno della memoria e quindi io avevo deciso di fare una challenge chiamata appunto Giorno della Memoria, dove chi partecipava doveva fare una lettura a tema antisemitismo. La mia lettura è stata questa, ovvero Il baule dei segreti, la storia delle bambine sopravvissute ad Auschwitz. E si tratta delle sorelle Andra e Tati, conosciute anche per il cortometraggio che è stato scritto nel 2018, mi pare, e che io avevo letto grazie alla graphic novel. Il film non l'ho ancora visto, ma penso proprio di recuperarlo perché mi interessa molto. In realtà io non conoscevo questo libro, ci sono capitata così per caso davanti. E ho deciso di prenderlo perché appunto conoscevo già queste due sorelle e più o meno a larghe vedute conoscevo anche un po' già la storia. E quindi mi sono incuriosita tantissimo, anche perché è un libro scritto proprio da loro. Quindi loro in questo libro, oltretutto illustrato, presenta bellissime illustrazioni. Raccontano quel che ricordano del periodo in cui sono state appunto deportate. È una storia molto molto dura da affrontare proprio perché sappiamo che si basa su fatti realmente accaduti e che appunto le due protagoniste hanno vissuto in prima persona. Oltretutto loro erano soltanto due bambine, quindi il tutto è ancora più doloroso, è ancora più difficile da leggere. Ma pur raccontando di cose davvero tragiche e drammatiche, sono riuscite a raccontare, a raccogliere le loro memorie in un modo davvero molto delicato e dolce. E appunto è una lettura che mi è piaciuta tantissimo. Non vi nascondo che in alcune parti del libro mi sono anche emozionata, specialmente nel capitolo dove si parla di Sergio. Sergio era il cuginetto di Andra e Tati. E purtroppo, durante appunto il periodo passato in campo di concentramento, voi sapete che facevano anche delle sperimentazioni sugli ebrei, soprattutto sui bambini, e le trattavano da vere e proprie cavie. Ma sono stati scelti con l'inganno, quindi Sergio è stato scelto con l'inganno insieme ad altri 19 bambini, dove appunto con la promessa di far vedere a questi bambini che si, diciamo, proponevano di loro spontanea volontà, quindi con la promessa di farli vedere alla propria madre. Invece questi 20 bambini sono stati lasciati nelle mani di un dottore, il dottore che appunto faceva esperimenti davvero, davvero irripetibili, davvero impronunciabili, davvero impensabili su questi bambini. E Sergio, insieme appunto alle altre 12 piccole vittime, è stato impiccato subito dopo la fine di questi esperimenti. E questo capitolo ho fatto davvero fatica a leggerlo perché anche ora il solo pensare che questi bambini siano stati prima di tutto ingannati, quindi immaginare
la loro paura, la loro confusione, quando invece di trovarsi davanti alle proprie mamme si sono trovati davanti a questo sconosciuto, a questo mostro che li ha torturati fino appunto ad ucciderli. È davvero dura pensare che queste cose siano appunto realmente accadute, ma trovo giustissimo, e infatti ogni anno io faccio una lettura a tema, proprio perché è importante, importantissimo non dimenticare mai quello che è stato, nonostante sia una bruttissima pagina di storia, perché l'antisemitismo è qualcosa che è davvero quasi impossibile rendersi conto che queste cose sono successe davvero. Neanche il peggior film horror può avvicinarsi a tutto quello che è stato. E proprio perché, per non fare mai più un errore del genere, mai più, è giusto ricordare, è giusto immergersi in queste storie e soffrire insieme a chi ha purtroppo passato realmente tutte queste cose, le ha sentite e le ha vissute sulla propria pelle. È difficile, lo so, perché sono letture che ti portano dentro un grande turbamento e una grande tristezza, ma è fondamentale farle. È fondamentale conoscere, è fondamentale tramandare, proprio perché una cosa di questo genere non avvenga mai più, mai più. E appunto, ma non si parla soltanto di campo di concentramento, di sofferenze, di morti, di torture, si parla anche di ricordi, perché appunto nei vari capitoli vi sono anche dei ricordi delle due donne, dei ricordi dolci legati alla famiglia, al padre, alla madre, agli zii e appunto al cuginetto Sergio, purtroppo una delle tantissime vittime di quella bruttissima pagina della nostra storia. Come vi dicevo, le pagine sono illustrate, sono molto molto belle, specialmente io ho apprezzato tanto questa, ora non lo trovo più, questo disegno con i petali, e comunque ogni disegno ha una sua, un suo significato molto molto importante, e questa è quella che amo di più in assoluto, perché è appunto il disegno di Sergio. Questo povero bambino che purtroppo non è stato fortunato quanto Andra e Tati. Alla fine del libro ci sono delle curiosità, degli approfondimenti. Ah, questa è un'immagine molto molto carina che appunto illustra le due sorelle ad oggi ancora molto molto legate e che purtroppo non sono state molto fortunate nella vita, nonostante appunto siano sopravvissute al campo di concentramento. Purtroppo hanno perso tantissime persone, hanno perso tantissimi familiari, ma hanno perso successivamente, ovviamente per altri motivi, non certo per il campo di concentramento, ma più avanti appunto nel tempo hanno perso entrambe i loro mariti. E appunto in fondo c'è un piccolo epilogo dove si racconta che cosa è successo alle due sorelle una volta cresciute, e poi c'è per saperne di più, dove vengono riportati i fatti storici con date e appunto spiegazioni, approfondimenti.
Volevo soltanto leggere, giusto perché penso che sia importante appunto sapere certe cose. Volevo leggere soltanto uno spezzone. I paesi coinvolti nella Seconda Guerra Mondiale furono 61. Si stima che il totale delle vittime, tra militari e civili, sia circa 70 milioni. Tra questi gli oppositori politici, principalmente comunisti, socialisti, socialdemocratici, leader sindacali, cattolici, testimoni di Genova e Geova e sovversivi, furono circa 5 milioni e mezzo. Le vittime ebree furono intorno ai 6 milioni. Gli ebrei fanno riferimento a questo genocidio con il nome biblico di Shoah, ovvero tempesta devastante. I Rom e i Sinti uccisi dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale furono circa 500.000. Le vittime omosessuali vanno da un minimo di 10.000 a un massimo di 600.000. Le persone con disabilità psichiche o mentali sottoposte a eutanasia, tra virgolette, furono circa 200.000. Le incertezze nel determinare le cifre dipendono dal fatto che i nazisti distrussero molti archivi per cancellare le tracce dei loro crimini. Ecco, queste sono cifre. A noi, per noi sono cifre, per noi che adesso ci troviamo a conoscere questi fatti. E quindi per noi sono cifre, ma per loro, per i familiari, per le vittime stesse sono vite. Quindi parliamo di cifre enormi, quindi parliamo di tantissime, tantissime persone uccise barbaramente solo perché reputate diverse. Quindi non solo gli ebrei, ma anche appunto gli omosessuali, anche appunto chi apparteneva a una politica diversa, chi aveva un pensiero diverso da quello che era il loro, diciamo, venivano trucidati. Io non posso neanche immaginare che cosa davvero abbiano passato le persone che sono sopravvissute. E che quindi oggi raccontano questa, raccontano la loro storia ogni volta aprendo un buco nel cuore, ogni volta ripiombando nell'incubo, perché comunque anche parlarne è difficile per chi è sopravvissuto. Quindi è difficile pensare che pativano la fame, il freddo, i lavori pesanti e il non avere più nessun tipo di libertà ed essere messi in questi campi, tenuti come animali, peggio, peggio degli animali, rinchiusi lì dentro e completamente alla mercé di mostri senza scrupoli, senza anima, senza cuore. E quindi è davvero difficile pensare che queste cose, insomma, pensare davvero che una persona possa fare questa cosa orribile a un'altra persona. Io proprio non riesco ad immaginarlo e non riesco a comprenderlo. E quindi, appunto, importantissimo, secondo me, continuare a ricordare. Ogni anno, ogni giorno, continuare a ricordare questo, proprio perché appunto non succeda mai più. E quindi io sono felicissima di aver scelto proprio questa lettura, perché è una lettura adatta anche ai giovani, è appunto illustrata, molto curata e soprattutto è una bella, diciamo, condivisione. E mi sento di ringraziare proprio Andra e Tatiana per aver avuto la forza, che tutt'oggi hanno, di narrare a noi, giovani tra virgolette, ma ormai io non sono più così giovane,
Quindi io parlo di anche bambini, ragazzini, appunto adolescenti, di raccontare che cosa è stato, in modo proprio da aprire le menti e fare capire tante cose, tanti atteggiamenti che al giorno d'oggi, secondo me, sono sbagliati. E magari uno trovandosi davanti a storie del genere, vedendo la sofferenza, magari può iniziare a vedere le cose sotto altri punti di vista. Perché, insomma, diciamo che al telegiornale ne sentiamo davvero tante. E quindi, perché non succeda un'altra volta una cosa simile, è meglio sempre parlarne, parlarne, parlarne. Io stessa, quando sarà il momento, ne parlerò con la mia bimba e voglio che conosca anche questa parte di storia, perché io la reputo importantissima. Bene amici, spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse mettete un pollicino in su e se volete iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su ogni mio nuovo video. Io ora come sempre vi saluto, vi mando un bacione e vi auguro una marea di bellissime letture. Ah, dimenticavo, nei commenti scrivetemi se avete letto qualcosa, qualche libro, qualche storia, qualche racconto. Dedicato appunto all'antisemitismo, così che io possa recuperare titoli nuovi, perché, come ripeto, mi piace molto ogni anno leggere un libro a tema proprio per il 27 gennaio. Rinnovo i saluti, vi mando un bacione e vi auguro una valanga di bellissime e strepitose letture. Ciao amici, alla prossima!